sicuramente un momento di festa, ma è soprattutto un momento di folklore, un momento di riscoperta delle tradizioni ed è soprattutto un momento di fede. È un momento in cui tutti noi, tutti quanti, tutti noi cittadini e anche chi cittadino non è, chi verrà domani per la processione, si sente orgoglioso di appartenere ad una comunità, ma soprattutto si sente con quello spirito di comunità che ci dovrebbe vedere tutti uniti, soprattutto in un momento difficile. E allora guardate, io veramente a nome di tutta la città vi auguro che possiate domani passare un giorno lieto, un giorno sereno, un giorno in cui essere tutti più vicini all'altro, vicini a chi c'è a fianco. Questa festa che cementa in noi i sentimenti di un popolo e di un popolo che si mette in cammino, un popolo che non è seduto, un popolo che non sta comodo ma desidera sentirsi itinerante. Noi ci muoviamo attorno ai santi assieme a loro, passando per le vie della nostra città, solo da alcune, ma che rappresentano tutte. I santi Cosme e Damiano vengono dalla Siria e noi abbiamo accolto il loro messaggio. A nostra volta facciamoci accoglienti verso coloro che arriveranno in mezzo a noi. Pur nella nostra diversità, nelle tante diversità, facciamoci accoglienti. Accoglienti anche di un messaggio che i santi medici non smettono di affidare alle nostre vite.